tutte e a tutti, bentornati in un nuovo video e questo sarà un get ready with me perché come potete notare sono totalmente struccata. Infatti prima cosa che faccio mi lego i capelli perché mi dite sempre che faccio i video con i capelli legati. Più che altro è per una questione pratica, adesso che mi devo truccare almeno sono giustificata. Qui abbiamo come sempre l'assistente che stavolta ha sonno perché la notte è stata un po' cattiva. Questa volta un get ready un po' particolare perché vi ho chiesto su Instagram di farmi un po' di domande. Quindi ho unito l'ask con il get ready e quindi cercherò di rispondere mentre mi trucco. Sarà un po' complicato. Volevo ringraziarvi perché mi avete fatto un sacco di domande. Infatti adesso insomma cercherò di farne una cernita e mi scuso già da ora se non riuscirò a rispondere a tutte, ma sono più di 400, quindi dovrò fare una bella scrematura. E naturalmente cercherò di rispondere a quelle a cui ancora non ho dato una risposta, quindi scoprirete qualcosina di nuovo. Quindi allora io inizio togliendomi l'ambaradam. Ho già applicato il burro cacao e adesso applico subito il primer viso. Io utilizzo questo qui che è l'Hangover di Too Faced. Mi ci trovo divinamente. Lo applico tipo come se fosse una crema. Come potete notare inoltre oggi ho questo sfondo, cioè che è un lenzuolo bianco svelato l'arcano, per il semplice motivo che sono ancora in salone a girare i video perché la mia camera ancora non è pronta. Se non sapete cosa è successo vi linko qua sopra insomma il blog dove vi mostro un po' quello che sta succedendo, e per non farvi vedere il casino che c'è alle mie spalle ho optato per questa soluzione. Allora, intanto che lascio un attimo il primer che agisce, rispondiamo alla prima domanda. Purtroppo non riuscirò a mettere gli screen di tutte, però cercherò di leggervi il nickname cercando di pronunciarlo il meglio che posso. Ok.Giuli6 mi chiede: se potessi scegliere solo un viaggio di andata, dove andresti? Adesso rispondo, prima metto la base per gli occhi che è la I Love Stage di Essence. Sicuramente sceglierei qualche posto in America. Ultimamente sono fissata con la California in generale, quindi non saprei bene quale città scegliere, però sicuramente sarebbe qualcosa in America. Sapete comunque che una delle mie passioni sono i viaggi. Fortunatamente ho avuto l'opportunità di andare in America con la mia famiglia, ci sono anche i vlog, mi sono divertita tantissimo. È un paese grandissimo, immenso, quindi da vedere ce ne sono di cose ed è totalmente una realtà diversa rispetto a qua, quindi mi piacerebbe poter vivere, ecco, magari un periodo, perché io vi dico sempre mi piacerebbe andare a vivere all'estero, però sono sicura al 100% che non riuscirei a starci più di un tot di tempo, perché stare senza la famiglia, gli amici, la quotidianità che ormai vivo da 20 anni qua, non lo so, mi sembrerebbe un po' strano. E io sono una persona molto attaccata alla routine di tutti i giorni, quindi stravolgerla del tutto mi sentirei un po' spaesata, però mi piacerebbe tantissimo poter fare un'esperienza del genere. Kika018 mi chiede: qual è il tuo film preferito in assoluto? Perché intanto io inizio a truccare gli occhi, userò la Different della Mulac, quindi i colori saranno più o meno questi. Voglio fare una cosa un po' accesa oggi. Allora, il mio film preferito, come ben sapete se mi conoscete da un po', perché ve lo ripeto tantissime volte nonostante io veda tanti film, il mio film preferito in assoluto è Avatar. Da quando l'ho visto nel 2009 mi sono totalmente innamorata. Io guardo soprattutto film di genere fantasy perché sono una persona molto credente per quanto riguarda il fantasy, cioè proprio credo fermamente ci siano persone diverse, nel senso da noi umani, nel mondo. Adesso avrò perso tutta la mia credibilità, se ne avevo una, però non lo so, sono un po' strana. E quindi adoro questo genere di film, e Avatar secondo me è tipo l'incarnazione perfetta di tutto quello in cui credo, cioè è bellissimo. Mi piace perché comunque, oltre al fatto di essere un film molto completo, in mezzo c'è anche una storia d'amore e io vado pazza per queste cose. Infatti immaginate che soltanto al cinema io sono andata a vederlo 6 volte. Tuttora me lo riguardo quando ho tempo. È proprio uno di quei film che non ti stanca mai. Io ho applicato il primo colore intanto, che è Bubble. Adesso utilizzo Game, che è questo viola. Selezioniamo un'altra domandina. _Michelle.Loconte_ mi chiede: come procede la tua vita dopo l'intervento? Quanti chili hai perso? Allora, riguardo a questa cosa, io volevo fare un video a parte, perché ogni tanto mi arrivano queste domande, e soltanto in questo post di Instagram dove vi avevo chiesto appunto di farmele le domande, me ne sono arrivate tantissime di questo tipo. Adesso io ho preso la sua, ma ce ne stanno davvero tantissime. E appunto, come vi stavo dicendo, vorrei fare un video apposito dove vi parlo di questa cosa dell'intervento, perché non tutti lo sanno. Sicuramente avrete notato che ho perso tanti chili, ma non tutti sanno come ho fatto e perché l'ho fatto, soprattutto perché non è stata una scelta dall'oggi al domani. Quindi sicuramente di questo ve ne parlerò in un video apposito, quindi
Perdonami Michelle se non posso rispondere alla tua domanda in questo momento, ma farò un video a parte. Poi Lucia Vitale con due i mi chiede: personaggio preferito di Game of Thrones? Come sapete, anche qua io sono una super nerd, vedo un sacco di serie TV e da poco in realtà mi sono appassionata a Game of Thrones, perché sapevo che era una serie TV molto famosa, ma non l'avevo mai vista fino a quest'estate. E naturalmente mi sono innamorata. I miei personaggi preferiti in realtà ce ne sono tantissimi, perché se avete visto la serie sapete che ce ne sono tantissimi di personaggi, quindi sceglierne soltanto uno è davvero impossibile, però vi posso dire più o meno dai quali sono. Sicuramente i due principali che adoro sono Jon Snow e Daenerys Targaryen, sia proprio come caratteri nella serie sia come attori. Però mi piace anche tantissimo Arya Stark. Nella settima stagione mi è piaciuta molto Sansa. Uno dei miei preferiti, proprio insieme a Jon e Daenerys, è Tyrion Lannister, che adoro follemente, è fantastico. Irene Calacarco mi chiede: faresti un anti-haul? Mi piacerebbe tantissimo vederlo da TPS, sempre bellissima. Grazie mille Irene. Ho cominciato a vedere questi video anti-haul da Christian, che si chiama DMT qui su YouTube, e ho adorato. Quindi se vi fa piacere sicuramente lo girerò. Vi metterò un sondaggio adesso nella scheda informazione. Rispondete sì oppure no, è facilissimo, così capisco un po' e ve lo giro. XX-lalla05 mi chiede: se avessi una macchina del tempo, per cosa la useresti? Intanto qua procedo, che sennò non finiamo più. E applico questo ombrettino qua di Nabla, che si chiama Luna. Sicuramente se avessi una macchina del tempo la utilizzerei per tornare in seconda media. Abbiamo fatto un video dove vi dicevo che in seconda media sono stata bocciata. È stata l'unica volta in tutta la mia vita, ma è successo. È stato uno dei primi video, insomma, quindi se vi va andatevelo a rivedere, lo trovate sul canale. Tornerei a quel periodo proprio per evitare questa cosa. Magari mi metterei un po' più sotto nello studio e cercherei di farmi promuovere. Anche perché dopo quell'esperienza, dopo la bocciatura, la mia vita comunque, non dico che è stracambiata, però comunque è cambiata, perché tutte le amicizie che avevo, che mi portavo dietro comunque dalle elementari, addirittura dall'asilo alcune, si sono spezzate, perché non andando più a scuola insieme, ma avendo cambiato classe, era un po' più complicato vedersi e tutte queste cose. E mi è dispiaciuto tantissimo. Infatti quel periodo sono stata molto male, molto giù di corda, ve l'ho già spiegato in quel video, proprio per questo motivo. Quindi sicuramente la utilizzerei per recuperare tutto quello che ho perso dopo questa brutta esperienza. Quindi vi consiglio di studiare, ragazze e ragazzi, studiate, perché è importante. Allora, adesso mi metto l'eyeliner, che è questo di Too Faced, lo sketch marker, e nel mentre prendiamo un'altra domanda. _Alessix_ hai mai pensato ad avere figli e sposarti? Credo di aver già risposto a questa domanda, però l'ho fatto molto tempo fa e sicuramente ho cambiato mentalità da quel di avere figli. Io ho sempre detto che non vedo l'ora, cioè io sarei pronta anche adesso, però saprei che naturalmente è un po' presto, nel senso, io sono una persona estremamente organizzata, quindi mi scoccerebbe avere figli adesso senza avere una stabilità sia economica sia di qualsiasi genere, cioè perché comunque io vivo ancora a casa con i miei, ok che lavoro, tutti i miei sfizi me li pago eccetera, però non ho quella stabilità da dire ok prendo e metto su una famiglia, no, mi scoccerebbe sotto questo punto di vista. Però naturalmente mi piacerebbe, infatti io dico sempre a mia madre: non vedo l'ora, non vedo l'ora. Mia madre non mi sopporta più, anche per il fatto dello sposarsi. Sto ancora aspettando la persona giusta, quindi mi sembra un po' presto per parlarne, però mi piacerebbe. Sono una persona molto antica, diciamo così, quindi mi piacerebbe prima sposarmi, poi avere figli, insomma fare passo per passo. Sicuramente più avanti ci aggiorneremo e vedremo, visto che anche di questo mi avete bombardato di domande. Adesso ho finito il primo occhio, prendo un'altra domanda così facciamo anche il secondo. ConvJCT: quando eri piccola che lavoro volevi fare? Come sapete io ho una grandissima passione per gli animali, quindi da piccola volevo fare la veterinaria. Poi ho scoperto che purtroppo è un lavoro che naturalmente richiede molto studio, molta gavetta, molta pratica. E visto che sono una persona che odia aspettare, nonostante io abbia una grande pazienza, non l'ho mai intrapresa questa strada. Finito con l'eyeliner, prendo il mio amato piegaciglia, anche perché se avete visto l'ultimo vlog prima di questo video, saprete che devo andare a fare le extension, però ancora non le ho fatte. Una delle ultime volte in cui metterò il mascara, che è questo, il Miss Manga di L'Oreal. L'ho ricomprato
sbagliato perché è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Adesso rispondiamo a un'altra domandina. Federica.cicero mi chiede: chi è che ti ha insegnato a truccarti? Allora, in realtà io sono un'autodidatta proprio al 100%. Da quando ho iniziato a fare video su YouTube ho sempre solo seguito quelli e poi insomma mano a mano si è intensificata la passione e facendo pratica dopo anni e anni diciamo che ormai me la cavicchio. Però adesso a gennaio, così rispondo anche a un'altra domanda che mi è stata fatta, devo iniziare un'accademia di trucco qui a Roma. Poi naturalmente quando la inizierò ve ne parlerò meglio. Sono felicissima di questo perché così potrò finalmente imparare tutto quello che c'è da sapere sul trucco, visto che sapete che è la mia più grande passione. E in questa accademia si fa praticamente qualsiasi cosa sul trucco, sia cinematografico, per gli shooting, da sposa, effetti speciali, quindi sono super emozionata di iniziare. --pinkpepper. Mi chiede: sei davvero una bella ragazza, come mai non sei fidanzata? Allora, grazie mille prima di tutto. Anche questa è una domanda super quotata: perché non sono fidanzata? E anche di questo tempo fa avevo fatto un video e non è cambiato granché. Ho 19 anni, non sono mai stata fidanzata, visto che me lo chiedete sempre. E fondamentalmente non c'è un grande perché, o meglio, ce ne sarebbero così tanti che forse non ce n'è appunto uno solo. Partiamo dal presupposto che io sono una persona molto riservata. E voi direte: ma che stai dicendo? Cioè, fai video su YouTube e ci spiappalli tutta la tua vita. Però in generale sono molto riservata, quindi non riesco ad aprirmi subito con una persona che magari conosco da poco tempo. E amici maschi che conosco da tanto tempo non ce l'ho, quindi proprio ad opportunità non ce n'è mai stata una vera e propria. Logicamente mi sono piaciuti tanti ragazzi che però poi frequentandoli o comunque andando avanti non mi sono mai piaciuti, quindi perché fidanzati per forza se quella persona non è come vuoi che sia, no? E quindi io non ho mai sentito il bisogno di fidanzarmi per forza perché dovevo essere fidanzata, cioè non ha senso, mi capite? È un discorso molto ampio questo. Però ecco, fondamentalmente non sono fidanzata perché non ho mai trovato la persona giusta. E come vi dicevo prima, essendo una persona molto quadrata, molto focalizzata su relazioni a lungo termine, su un futuro stabile, a me basta anche solo trovare una persona che però sia quella giusta. Non ho il bisogno di frequentarne 20 al mese. Poi magari c'è anche chi lo fa, però non è nel mio carattere. Quando troverò qualcuno vi posso assicurare che sarete i primi a saperlo. Ora, fatto questo, quindi finito il trucco degli occhi, procedo con il trucco del viso. E anche per questo prendiamo subito una domanda. Susi Prezioso mi chiede: a volte vorresti vivere la vita di qualcun altro? Ti piace la tua? Allora, intanto vado ad applicare il fondotinta, questo qui di Fenty Beauty di Rihanna, nella colorazione 140, sperando che si legga, che non so, gli occhiali, quindi non so se sto mettendo a fuoco le cose. Tempo fa a questa domanda ti avrei sicuramente risposto che avrei voluto vivere un'altra vita, perché della mia non ero soddisfatta. Naturalmente anche adesso non ne sono soddisfatta al 100%, perché comunque penso che nella vita si può sempre migliorare. Però sicuramente adesso come adesso non ti avrei risposto come qualche tempo fa, perché adesso ti dico che anche se la mia vita non è perfetta, ho imparato a viverci e a stare bene. Quindi sì, adesso sto bene, vivo tranquillamente la mia vita, quello che c'è da fare lo faccio, alla fine non mi manca niente, anzi. Bisogna sempre pensare, perché purtroppo è così, che nella vita c'è qualcuno che sta peggio di noi, quindi se qualcosa non ti va bene nella vita, alzati e vatti a prendere quello che vuoi. E io sinceramente sto facendo tutto il possibile per migliorare tutti gli aspetti della mia vita, che comunque prima non è che non mi piacessero, però non ci convivevo bene, e quindi piano piano sto mettendo tutti i pezzetti a posto. Naturalmente ci vuole tempo, però piano piano, se andate avanti e non demordete, le soddisfazioni arrivano. Sono andata un po' fuori tema, però questo insomma per spiegarvi un po' tutto il discorso. Comunque questo fondotinta io lo sto amando ogni giorno di più, ve ne ho parlato già sempre nel famoso vlog che ho caricato prima di questo video, così almeno in questo get ready vedete anche com'è la stesura, super liquida ma super coprente al punto giusto. Io vabbè, l'applico con la solita beauty blender, non ve l'ho detto ma ormai penso lo sappiate. Dopo averlo steso per bene, prendo il correttore. Allora, io utilizzo un correttore per andare a coprire, che è questo qui, il Burn This Way di Too Faced colorazione light. Lo metto nei soliti punti.
tutti e oggi anche qua perché mi sono usciti due brufoletti, vagli a capire. Intanto prendiamo un'altra domanda. Maria Grazia trattino basso la rosa 03 mi chiede: se non fossi stata una youtuber cosa avresti voluto fare? Un bacione, ti adoro, spero mi risponderai. Un bacio anche a te. Allora, anche questa è una cosa che non tutti sanno, perché ok, voi mi vedete fare video su YouTube, ma non è l'unica cosa che faccio nella mia vita, perché sapete, o se non lo sapevate adesso lo saprete, che io ho studiato per diventare estetista. Quindi cosa faccio? Due volte a settimana, quando capita, insomma anche di più, dipende da quello che c'è da fare, lavoro in un centro estetico. Quindi la domanda, se non avessi fatto la youtuber cosa avrei fatto, non è che tiene più di tanto, perché io già faccio qualcos'altro oltre ai video su YouTube. Anche perché prendere YouTube come un lavoro stabile io non ci riuscirei mai, perché YouTube non è una cosa certa, nel senso adesso c'è, domani può anche non esserci. E quindi è anche per questo che io a gennaio, come vi ho detto prima, comincerò a fare l'accademia di trucco, proprio perché nella mia vita comunque io vorrei fare la makeup artist. Comunque non vi ho detto che ho applicato il correttore di Kat Von D, il Lockit, che è questo qui nella colorazione L5 Neutral, che questo è super coprente e super illuminante, quindi nella parte qua sotto ci sto sempre. Adesso fisso tutto quanto con la mia solita cipria Stay Matte della Rimmel, mi ci faccio proprio un bagno. Tra l'altro spero di star a rispondere a queste domande in modo esauriente, perché truccarsi e nel mentre rispondere e pensare a delle risposte, soprattutto logiche da dare, è un po' impegnativo. Ce la sto facendo, dai, come me la sto cavando. Finisco il trucco degli occhi con gli ombretti che ho utilizzato prima, quindi metto un po' del fucsia bubble qui sotto. Non troppo, che sennò mi viene tipo effetto vampiro. Tra l'altro non so se quest'anno farò qualche trucco per Halloween. Sicuramente a voi farebbe piacere, però con questo fatto di non avere una camera è un po' una cosa complicata fare quei trucchi appunto complicati. Quindi staremo a vedere, chi vivrà vedrà. Intanto selezioniamo un'altra domanda. Questo video sarà tutto così. Intanto selezioniamo un'altra domanda. Vero Fruit mi chiede: cosa ne pensi dell'iPhone X? Anche questa domanda super quotata, perché sapete la mia passione per quanto riguarda gli iPhone, li ho praticamente cambiati tutti. Io in questo momento ho questo qui, che è il 7 Plus, e devo essere sincera e onesta, mi ci trovo molto molto bene. Sono andata l'altro giorno in negozio a vedere l'iPhone 8, a parte l'estetica non è cambiato granché, anzi, quindi per quest'anno non penso di cambiarlo, però poi alzo le mani perché tutto può essere. Intanto metto il mascara anche nelle ciglia sotto. Altra domanda, Viola DM trattino basso mi chiede: farai vlogmas? E intanto io procedo con il contouring, sculpting e tutte queste cose. Allora, per chi non sapesse cosa sono i vlogmas, sono i vlog fatti nel periodo natalizio, quindi che partono dal 1° di dicembre fino al 31. Alcuni lo fanno fino al 31, altri fino ai giorni di Natale. Un anno ci ho provato a fare i vlogmas, non mi ricordo se l'anno scorso o l'anno prima, però non è una cosa che mi piace fare. Vi spiego adesso la motivazione, perché è molto molto semplice. Riprendere tutti i santi giorni quello che faccio, secondo me non è interessante, cioè perde di tutto quello che appunto può diventare interessante. Preferisco riprendervi i giorni di Natale, Capodanno, insomma quelli principali, piuttosto che dal primo all'ultimo di dicembre. Io già non faccio queste grandi cose nella mia vita, quindi figuriamoci, quindi non penso di farli. Vado a mettere l'illuminante e utilizzo Glowy Bunny di Mulac, che stiamo notando, e lo applico prima del blush. In questo modo dopo con il blush mi si va a sfumare un po'. Lo applico tipo ovunque, anche nell'angolo qua interno dell'occhio. Vedete, vado con il blush nel mentre sfumo anche un po' l'illuminante, così rimane sempre bello glowy ma con un effetto un po' più naturale, se così si può chiamare. Adesso prendo la mia solita matita, questa qui di Kiko, la Eyebrow Sculpt, che mi chiedete sempre che matita utilizzo per le sopracciglia, ed è questa, colorazione 01, e procedo con le mie sopracciglia. Trattino basso Anna, trattino basso Stella, trattino basso, cioè avete tutti sti nick con i trattini bassi, mi chiede: non hai paura del futuro e non saperlo affrontare? Questa è l'ultima risposta che darò, perché poi sicuramente insomma il trucco è finito. Allora, il futuro in generale mi spaventa, ma penso spaventi un po' tutti, perché non si sa mai, no, quello che ti può capitare, come magari reagirà
mai a qualcosa di brutto o di bello, quindi sicuramente in un certo senso mi spaventa, però penso anche insomma che sia normale, non mi ci soffermo più di tanto. Paura di non saperlo gestire, invece ne ho un po' di più. Ho paura magari un giorno, essendo madre, di non saper capire un problema che potrebbe avere mia figlia o mio figlio, cioè io queste sono le cose di cui mi preoccupo, no? Non saper gestire le bollette. Ho paura di quello che può essere la quotidianità in un prossimo futuro. So che andrà comunque bene perché fortunatamente ho anche una famiglia che mi supporta tipo in qualsiasi cosa. Anche nelle scelte più folli della mia vita mi hanno sempre sostenuta. Quindi se magari avrò dei problemi sapranno supportarmi, aiutarmi. Quello mi fa stare sicuramente un po' più tranquilla. C'è una zanzara che mi sta uccidendo. Ma è possibile che a ottobre ci siano ancora le zanzare? Quindi questa era l'ultima risposta, anche perché il trucco è praticamente finito. Mancano soltanto le labbra, che però voglio mantenere abbastanza nude. Adesso vi faccio vedere come avevo pensato. Volevo infatti applicare questo rossettino di Urban Decay della linea di Gwen Stefani, che è la colorazione Ex-Girlfriend, che è praticamente un nude rosato molto sheer, quindi rimane lucidino. Lo applico anche perché con i primi freddi di questa stagione ho già le labbra super secche, quindi mi sa che le tinte per un po' dovrò evitarle, anche se sarà molto difficile. E questi rossetti così molto tranquilli sono sempre la scelta migliore. Vi zoom un attimino così vi faccio vedere il trucco, che spero vi sia piaciuto. Come avete visto in realtà è molto semplice, super glowy, super. Adoro, adoro, adoro. E spero inoltre questo tipo di video vi sia piaciuto, truccarmi mentre rispondo alle vostre domande. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, lasciatemi un commentino qua sotto, che mi fa sempre piacere leggere tutti i commenti, perché io leggo sempre tutti i commenti anche se non rispondo. Mi raccomando, iscrivetevi e seguitemi su tutti i social che trovate qua sotto. E io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!